curiosità è che, come diceva appunto lui, è forse mancata in questi ultimi anni, stasera cerchiamo un po' di recuperarlo. Diciamo che quello che ci lega noi presenti qui è proprio questa curiosità, una curiosità che può anche portare a farci del male, naturalmente, perché si è curiosi anche del male, cioè si scoprono delle cose, quella curiosità porta a scoprire delle cose che magari uno non dovrebbe sapere neppure. E tornando invece al discorso che tu dicevi delle offese, è in base all'abitudine da parte dell'ex sindaco di Salerno, poi quasi sempre, quando la cosa comincia a gonfiarsi, no? Di dire, vabbè, è una battuta, stavo scherzando, insomma, ridimensionare la cosa, non ce l'ha spesso, insomma, per cercare un po' di riportare la questione nei limiti di un civile confronto, un civile dibattito. Però provate a dire voi qualcosa, anche giocando con la satira, con i mezzi della satira, in maniera, diciamo, leggera, qualcosa contro di lui, allora vi rendete conto che poi diventa un discorso unilaterale, insomma, si può offendere, ma si può offendere, ma non si può scherzare, insomma, dall'altra parte non si può scherzare. Luciana Libero, oltre ad aver organizzato questo incontro, è stata una firma del quotidiano La Città e ha seguito la politica culturale per molti anni, e anche lei naturalmente ha avuto qualche problema. Io non vorrei rubare molto tempo, anche perché abbiamo appunto dei colleghi molto autorevoli qui stasera presenti, che ringrazio innanzitutto per la loro partecipazione. Vorrei così intanto fare un discorso sulla nostra professione, cioè che è una professione, come tutti sanno, soprattutto quelli che lavorano nei giornali, che è pesantemente in crisi. Il cartaceo sta scomparendo, c'è un problema di riqualificazione della professione, c'è un problema di utilizzo dei nuovi media come i social, come il web, e quindi questo richiede un cambio di mentalità fortissimo. È evidente che nella nostra regione e soprattutto nella nostra città, che è quello che è un po' il focus di stasera, noi abbiamo una progressiva dequalificazione della professione giornalistica, anche del gruppo dei giovani, soprattutto dei giovani, perché la precarietà a cui loro sono sottoposti con pagamenti irrisori, veramente vergognosi, fa sì che essi siano costretti a svolgere altre attività, una delle quali principalmente è quella di fare gli addetti stampa. Quindi è chiaro che un giovane che oggi si affaccia alla professione giornalistica e che fa l'addetto stampa molte volte o della pubblica amministrazione direttamente, o di organismi, o di enti, o di attività vicine e contigue alla pubblica amministrazione, è evidente che questo fa sì che il rapporto tra l'informazione e la narrazione dei fatti e la raccolta dei fatti e la continuità con questa emittente che è la politica sia molto contaminata e molto compromessa. Così anche c'è anche da dire che in una piccola città, che poi tanto piccola non è perché è una città media come la nostra, la contiguità con il potere è molto forte, cioè non è una novità che la stampa abbia sempre avuto dei rapporti soprattutto nei vertici con il potere, è una cosa anche, come dire, piuttosto normale, così come non è una novità salernitana che ne dica Maurizio Crozza, ma la propaganda non l'ha portata di lui, ma è una cosa che è nata negli anni 50 negli Stati Uniti e che si regge su due caposaldi fondamentali. La prima è che una menzogna ripetuta migliaia di volte diventa una verità. La seconda è che tu che sei convinto, soprattutto nei vertici, che il cittadino, la persona comune, non abbia gli strumenti per comprendere la complessità della realtà, e quindi devi creare dei modelli di realtà. Dei modelli di realtà semplificati che il cittadino comune possa comprendere, a cui possa anche credere. Quindi è tutto questo sistema di propaganda, precarietà, dequalificazione della professione che fa sì che tu oggi hai una stampa assolutamente
come dire, subalterna al potere, anzi appiattita completamente. Cioè io vengo da una scuola che certamente era un giornale di partito, qui c'è Marco De Marco, che era uno dei miei capi servizio, che lo può testimoniare, dove certamente forse bisognava sentire i vertici politici, era un giornale di partito, però bisognava anche sentire le fonti, le varie fonti, che erano la cronaca bianca, l'ospedale, la questura, l'associazionismo, i movimenti di base. Oggi la fonte primaria dell'informazione, parlo proprio in termini tecnico, è la politica. Cioè quindi l'attività della politica non è un fatto, è un'attività, non è una notizia. La politica fa un'attività e la comunica e fa una comunicazione istituzionale all'esterno. Il giornalista che la riferisce può raccontarla in 10.000 modi diversi, ma può sicuramente cercare di comprenderla, di interpretarla, di capire anche dietro il discorso che faceva Mimmo Florio delle luci d'artista. Se le luci di artista sono un fatto che può piacerci o meno, per me è un fatto sottoculturale, perché a differenza di Torino, dove le luci d'artista sono nate su un'esigenza seria di creare arte e cultura nella città, qui sono un fenomeno indotto da Torino e il risultato è stato un affidamento alle ditte di luci di plastica con degli appalti che alla fine sono uguali a qualsiasi altro tipo di appalto, non hanno nulla di artistico. Ma se io, mentre a Torino le luci di artista le fanno le fondazioni bancarie, i commercianti, se a Salerno le luci di artista vengono finanziate dalla comunità, e cioè dalla pubblica amministrazione, è un fatto importante che il cittadino deve sapere, su cui deve riflettere. Poi può anche dire: mi sta bene, voglio pagare più tasse, voglio anche pagare 4 milioni per le luci d'artista, ma il cittadino deve essere informato. Quindi non dare questa informazione significa non fare il lavoro giornalistico. Così come dire che arrivano a Salerno durante le luci d'artista 2 milioni e mezzo di visitatori, che sono di più di quelli che arrivano in un anno agli Uffizi di Firenze, significa dire un'assurdità tale che è assurdo che dei giornali la riferiscano esattamente così come viene detta. Vuol dire che io ho preso il mio cervello e l'ho mandato a farsi friggere, perché non posso riferire una tale fake news gigantesca. Però, scusa Luciano, posso interrompere? Ne approfitto perché c'è Marco De Marco. Quando fu detta questa cosa all'epoca, e ne discutendo con Marco in riunione di redazione, avrebbe l'intuizione di dire: parliamo con qualcuno che ne capisce di queste cose, individuiamo un interlocutore e chiediamo: è possibile che arrivi in una città per un evento 2 milioni di persone nell'arco di 6 mesi? È concepibile una cosa del genere? E individuiamo Filippo D'Averio. E quella intervista ancora oggi gira nel web, perché lui disse: se arrivano 2 milioni di 2 milioni e mezzo di turisti a Salerno per i luci artisti, io giuro che mi mangio un poco italiano. Quindi fu una bella idea, perché fu una cosa, perché io credo che il nostro ruolo è anche quello di sbeffeggiare il potere di turno, però utilizzando arguzia, utilizzando il mestiere, perché fare l'attacco feroce, fare il muro contro muro, a volte serve poco. Invece a volte si può far intervenire un terzo, che magari è consapevole fino a un certo punto delle cose che possono succedere in una piccola città, e può risolverti alla grande. E questo è stato l'intuizione di Marco De Marco. Scusa, Luciano. No, vabbè, io penso che è finito, perché penso che gli argomenti, poi magari se durante la conversazione vogliamo fare un intervento, cioè voglio dire che far intervenire un terzo, come dicevi tu, è giusto. Il problema è che tu stai dicendo una bugia, tu giornale, no, se la dica un politico perché fa la propaganda, può essere comprensibile, ci può piacere, può non piacere, può non votare per voi, ma che tu il giornale, se tu la politica dice che per esempio è necessario a Salerno fare un nuovo ospedale, che costa, potremmo farne a migliaia di questi esempi, che costa 400 milioni di euro,
forse bisogna prima capire se noi abbiamo bisogno di un nuovo ospedale, se come funziona il vecchio ospedale, perché non puoi pensare di investire 400 milioni su una sanità che ha delle problematiche enormi, visto che gran parte dei cittadini se ne vanno fuori a curarsi. Quindi forse prima bisogna risolvere i problemi della sanità regionale, perché se io ho bisogno di fargli una risonanza magnetica, devo andare a Napoli, la pago 50 euro, a Salerno la pago 350 euro. Non si capisce, visto che la regione Salerno e Napoli fanno parte della stessa regione, così come se si costruiscono dei palazzi su delle antiche terme, e tanto è vero che per costruirle questi palazzi hanno dovuto dragare quest'acqua sul Furia che usciva dal sottosuolo. Cioè, nessuno ha parlato di questa cosa, tranne noi pochi, come dire, sfessati, come ci chiama qualcuno, che cerchiamo di fare controinformazione, alla fine, no? Che è anche un ruolo abbastanza scomodo e francamente di fare volentieri a meno, perché ormai il 68 è passato da tempo e non è che ci interessa più di fare questo ruolo a vita di outsider. Vorremmo che sulle notizie si intervenisse in maniera corretta, che si può essere anche a favore di una parte politica, purché i lettori, che poi sono i primi interlocutori della stampa, siano informati realmente di quello che accade. Grazie. Io mi dovete consentire di fare anche un po' l'avvocato del diavolo, quindi altrimenti rischiamo di fare una cosa a senso unico e non credo che sia poi questo l'obiettivo di questo incontro. E c'è da parte di De Luca la sensazione di essere accerchiato dai giornali. Diciamoci la verità, lui è convinto che ci sia un accanimento contro di lui. E se andiamo a vedere il Corriere della Sera, dagli ultimi tempi, lo ha sempre trattato non proprio bene, insomma. Ricordo soltanto un pezzo che mi ha particolarmente colpito di recente, firmato da Marco De Marco, riguardava il turismo, cioè uno dei punti di forza di De Luca. Per la prima volta si diceva che a Pasquetta Salerno non avrebbe avuto, perché era una previsione in vista di Pasquetta, non avrebbe avuto quelle folle oceaniche che ci si aspettava. Ed è stato così. E poi in fondo abbiamo visto che quest'anno Pasquetta non è andata proprio così bene a Salerno, così come non sta andando bene la Movida, così come i negozi stanno chiudendo, cioè sono una serie di dinamiche negative. Quello che volevo chiedere quindi a Marco De Marco, che segue con particolare attenzione De Luca, ma da quanto tempo non scrive un articolo in positivo su De Luca? Da quando è stato eletto dalla regione. Da quando è stato eletto dalla regione, perché paradossalmente, intanto buonasera a tutti e grazie per questo invito, perché paradossalmente da Napoli noi utilizzavamo molto spesso De Luca in chiave antibassoliniana, quindi dovete immaginare una geografia un po' diversa, come vedete il Vesuvio da Castellammare a Napoli, sono due cose completamente diverse. Quindi per tanto tempo io, in modo particolare, che ero nel frattempo impegnato a raccontare un po' diversamente la storia della figura di Bassolino, facevo spesso sponda su De Luca. Tanto per darvi un'idea, come? Responsabilità morale sulla sua vittoria e sulla sua ascesa. Andiamo per ordine. Sto storicizzando. Si può intervenire dopo, Sì, vado veloce, ma tanto per farvi darvi un'idea. Tu citavi Lucida Artista, pure Luciano citava Lucida Artista. Beh, io ricordo di aver utilizzato Lucida Artista in chiave positiva, sempre però per smontare gli sprechi che secondo me faceva Bassolino. Mi spiego, Bassolino aveva questa politica dell'arte in piazza, ogni anno un'installazione dalla Horn diciamo ai più grandi artisti, Serra, Capurro, eccetera.
E quello che mi colpiva è che l'installazione, come sapete, vive in quel momento, dura 10-15 giorni, dopo tutto viene smantellato. L'opera d'arte che era stata pagata a fior di euro, lire euro, non esisteva più. In modo particolare, mi ricordate la montagna di sale di Paladino? Io per anni ho rincorso questi cavalli di Paladino, fatti in un materiale plastico molto particolare, perché ero interessato a vedere il finale della fase. Non essendo più opere d'arte, perché nel momento in cui veniva smantellata, erano finite in un deposito e sono finite male, cioè non sono più recuperate. Questo per me era contemporaneamente invece da Salerno arrivava la notizia dei lucidi artisti fatti sulla scia di Torino, cioè le opere venivano comprate e poi conservate e poi riproposte l'anno successivo, esattamente come facevano a Torino, e spesso si compravano all'inizio, almeno si compravano di seconda mano da Torino con un risparmio sul... E quindi tutto questo a me da lì sembrava una cosa ragionevole e la utilizzavamo in quella chiave. Dopodiché il discrimine, secondo me, per me in modo particolare, è stata l'elezione a governatore e tutta quella battaglia difensiva di De Luca intorno alla legge Severino. Per me, diciamo, l'uomo ha cominciato ad apparire in maniera diversa. Devo colpevolmente ammettere che un amico, Isaia Sales, che era tra l'altro anche amico di Bassolino, continuamente mi tirava per la giacca dicendo: tu attacchi Bassolino, ma non sai di lui che sta facendo la sorella. Cioè, io colpevolmente devo ammettere. Però Isaia, che stando qua, diciamo, naturalmente lui fece l'errore opposto mio diametralmente, perché lui invece assorbeva Bassolino. Insomma, la verità è sempre molto relativa e molto complicata. Io però sono molto contento di essere qui per una ragione che devo subito, cioè mi interessa molto raccogliere il clima che si respira a Salerno e poi per ascoltare anche i protagonisti di questa battaglia. In sostanza vi dico che quando mi hanno detto di venire qui ho avuto quasi l'ebbrezza paragonabile per partecipare a un convegno sulla castità a Villa Castità di quello dello Stone, no? A Villa Certosa, insomma, grosso modo siamo lì, il Carelone è quello. In realtà è forse acqua d'arte, ma Villa Certosa è il film così più adeguato il Carelone. In realtà è come se noi facessimo un dibattito su questione settentrionale e questione meridionale a Foligno, che è il centro geografico dell'Italia. È come se noi facessimo quel dibattito nel bar di Foligno, che sta nella piazza centrale di Foligno, è come se noi discutessimo intorno al tavolo da gioco del biliardo di Foligno, che è il centro della piazza che sta nel centro d'Italia, eccetera, eccetera, è come se stessi tutti raccolti intorno al birillo rosso del tavolo da gioco, eccetera, eccetera. Qui è il punto dove il conflitto tra informazione e politica è il più visibile e più acuto. Siamo nel centro di questo conflitto. Perciò che l'iniziativa vostra è di grandissima attualità. Come? È un modello disgraziato, però non è vero che c'è solamente un potere politico incombente e una stampa soccombente. Abbiamo alcune presenze e tutto non è affatto così, quindi sarebbe già sbagliato leggere in questo modo. Io la leggo invece nel modo in cui l'ho detto, qui c'è un conflitto. Ed è uno dei punti più alti in cui questo conflitto si manifesta, tanto più che siamo in una piccola città. E noi sappiamo tutti che i condizionamenti in una piccola città sono diversi rispetto, non dico a Napoli, ma rispetto a Roma o a Milano, dove ci sono equilibri di potere che in qualche modo garantiscono anche il potere più detto. Qui non c'è alcun potere, quindi la situazione è più alta. Perché volevo dire delle cose. Però più in generale sarò velocissimo e prego Boiano di tirarmi per il maglione a un certo punto. Allora,
noi non solo siamo qui in questo momento in questo luogo così determinante, ma siamo qui mentre si sta svolgendo un dibattito globale sulla, su un tema molto più generale che qui però vive tra di noi. C'è quello sul destino della democrazia, che detto così sembra che cosa, chissà che cosa voglio dire, ma c'è, c'è per essere molto chiaro. Ci sono due posizioni in campo. C'è la posizione in campo di chi pensa che la democrazia non si salva se non recupera in decisione. E c'è invece la posizione opposta di chi pensa che non può esserci decisione se non c'è democrazia. Sono le due grandi posizioni che si stanno scontrando da decenni, da quando, dopo due secoli di vita, il ciclo democratico è forse a uno dei suoi passaggi, non quello decisivo, che è già stato superato, ma insomma a metà del Novecento. Ma siamo in una fase molto delicata della vita della democrazia. L'idea è che per farla sopravvivere questa democrazia bisogna sacrificare qualcosa. Come vedete, quelli alla De Luca, per intenderci, che pensano che non c'è democrazia se non c'è decisione, sacrificano tutto quello che c'è prima della decisione. La partecipazione, per esempio. In una parola, il pluralismo. E non è solamente De Luca, anche Renzi. Anche tutta la logica secondo cui le intermediazioni sono inutili gli enti locali, sono inutili le organizzazioni sindacali, sono inutili il vincolo di mandato, cioè tutta quella logica lì che è di De Luca, ma di altri, ma si firma anche a Renzi, arriva a Berlusconi, dicendo, e fa parte di quel mondo secondo cui la democrazia si salva solo se arriva ad una decisione mai bassa. Dall'altro lato c'è invece l'altro fronte, il fronte secondo cui non c'è decisione che regga, perché se la democrazia è democrazia vuol dire che c'è bisogno di pluralismo e quindi anche di quei corpi intermedi che possono far perdere tempo ma che sono dando la certezza della solidità di tutto il processo. In questo scontro tra questi due mondi, De Luca è una figura a questo punto che trascende il suo provincialismo, perché De Luca, e questo è il suo ragionamento, io sto facendo, io faccio, perché voi mi criticate? Non riesce a capire il perché della critica di fronte alla decisione, non riesce a capire che tutto il paradigma anche della valutazione politica è cambiato, non è tanto più il risultato della decisione ciò che importa oramai, ma è come la decisione viene presa, perché il come la decisione viene presa è una garanzia anche per il futuro. In questo quadro, se lo scontro è come difendere la democrazia sacrificando cosa della democrazia, e cioè sacrifichiamo una parte del pluralismo, sacrifichiamo una parte della trasparenza, sacrifichiamo una parte di altro, eccetera, eccetera. In questo scontro ciò che succede a Salerno, secondo me, è importante. Perché se in nome del decisionismo la politica sposta sempre più avanti l'asticella dell'opportunità, è opportuno che io faccia queste forzature perché devo arrivare a creare il crescita, è opportuno che faccio questa creazione perché devo fare grazie alla libertà e vincendo, o perché devo fare la stazione marittima che poi non utilizzo perché non arrivano tanti crocieristi quanto avevo immaginato, eccetera, eccetera. Se c'è questo continuo spostamento dell'asticella dell'opportunità, è anche vero che la stampa è doverosamente tenuta a spostare l'asticella del consentito. Questo, cioè, non possiamo più avere una informazione con i guanti bianchi come la teorizziamo e come io stesso, come direttore di
una scuola di giornalismo, teoricamente devo insegnare ai miei allievi. Se lo scontro è questo, chi sposta l'opportunità politica, chi sposta la stampa deve necessariamente adeguarsi. E allora se dobbiamo sacrificare qualcosa, se la politica è pronta a sacrificare il pluralismo, io credo che sia giusto da parte dell'informazione sacrificare la riservatezza dei leader. La riservatezza dei leader, che in un quadro, diciamo, dei leader politici, che in un quadro English, British, diciamo, della democrazia, sarebbe un valore assolutamente da difendere. Se c'è un conflitto in corso, io penso che come da lì si tende a bruciare qualcosa di fondamentale della nostra democrazia, anche da questa parte qua bisogna fare qualcosa. E ciò che è sacrificabile, secondo me, è la riservatezza del leader politico in nome della trasparenza. Da questo punto di vista, e da questo punto di vista, Salerno ci serve, nello scontro tra De Luca e Piccinini, per intenderci, io non ho alcun dubbio da che parte stare. Non ho alcun dubbio. Perché è questo il... Entrambi stanno facendo, ognuno con le proprie convinzioni, una battaglia per la sopravvivenza della democrazia. Io voglio prendere per volo quello che c'è anche nel deluchismo. Cioè l'idea, appunto, che dicevo prima, che senza decisione della democrazia non sopravvive. Beh, se c'è uno scontro, allora io sono in questo scontro tra chi viola valori fondamentali della democrazia, cioè il pluralismo, la difesa del dissenso, e chi viola delle regole di ontologia professionale evidenti, come Fanpage ha fatto, in questo scontro io sono la tua parte. Questo concetto che mi sembra sia abbastanza chiaro, però ha bisogno di un corollario, c'è bisogno ancora di qualche minuto. Però attenzione. Okay. Però attenzione, lascio perdere tutto il resto, mi fermo su. Però attenzione, noi non siamo più alla fine del Settecento e all'inizio dell'Ottocento. Noi non siamo più al tempo di Jefferson, del primo emendamento alla Costituzione americana, all'areopagitica di Milton, all'idea di Jefferson secondo cui è meglio una stampa senza governo che un governo senza stampa, perché a quel tempo l'idea era che in un conflitto tra interessi l'interesse buono romanticamente avrebbe avuto la meglio. Questo era il principio ispiratore del primo emendamento. Non mettiamo alcun freno alla informazione, perché nel dibattito tra vero e falso il vero alla fine vince sempre. Di questo era convinto Milton, di questo era convinto Jefferson, di questo erano convinti i primi precursori della libertà di stampa. Oggi non è più così. Oggi noi sappiamo che non è più così, mille cose ce lo dicono. Oggi noi viviamo in un perenne Rashomon, il film di Kurosawa, dove ogni testimone racconta il delitto secondo il suo punto di vista e non se ne viene a capo di qual è la verità. Oggi si è moltiplicato il punto di vista, i punti di vista sono molteplici. Da bene in casa, ecco spiegato perché ha parlato il doppio rispetto agli altri. Una giustificazione che si possa, grazie. Invece adesso io richiamerei Massimiliano Amato, che non vedo, qui Massimiliano Amato è stato grande giornalista, sì, ci siamo riscaldati abbastanza. Scrittore, ha anche un episodio che potrebbe raccontare. Uno solo. No, io ricordo uno in particolare, non so se lo posso raccontare io. E racconta, di una cena con il soggetto in questione, dove praticamente tu forse venisti meno a un patto.
di non raccontare, no, non c'è nessun fatto. C'è nessun fatto. No, e quando si fa cena con un giornalista bisogna mettere in conto, non si raccontarti poi il giorno dopo. Quando si fa cena con un giornalista bisognerebbe sapere che il giornalista lo ha anche quello che era successo, e da allora sei incastrato nella schiena dei pochi dei nemici della Treccia. Allora la signora Navato, prego. No. E poi insomma, faccio un po', faccio un po' di fatica a intervenire dopo la lezione di Marco, perché è stata una sedia, grazie. Ribadisco, è stata una lezione sulla libertà di informazione e potere. Io cercherò di volare un poco più basso, perché intanto faccio una premessa. Io faccio parte di un organismo, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti, e per le cose che sto per dire, che mi verranno, potrei anche rispondere davanti al Consiglio di Disciplina competente sui consiglieri di disciplina della Campania. Questo perché io penso che stasera noi stiamo celebrando, ve lo dico senza perifrasi e senza usare nessuna cautela né verbale né concettuale, noi stiamo celebrando in realtà il fallimento di un paio di generazioni di giornalisti a Salerno. Lo dico anche con grande dolore, lo dico ovviamente anche con grande dolore, perché di una di queste generazioni faccio parte anche io. Io andrò per titoli. La parola chiave a Salerno, se si vuole capire il rapporto tra informazione e potere, io non sono molto d'accordo con informazione e politica, informazione e potere, poi cercherò anche di spiegare perché. La parola chiave è assuefazione. Esatto. Questa è la parola. Sì, e lo stavo per dire, infatti. Salerno rischia di diventare un caso di scuola. E non è che poi, voglio dire, questo sia un unicum nella storia di questa città, insomma, parliamoci chiaro, insomma, ai tempi di Menna c'era un'informazione straiata esattamente come c'è adesso. Io vedo in prima fila, fatemelo dire, io vedo in prima fila l'onorevole Gaspare Russo. L'onorevole Gaspare Russo è stato sfortunato perché ha incrociato l'unico pezzo della storia dell'informazione a Salerno in cui l'informazione ha fatto il suo dovere, perché l'onorevole Gaspare Russo venne crocifisso letteralmente, come è giusto che sia, perché l'onorevole Gaspare Russo era un potente, arrivò ad assommare, posso dire l'onorevole, ad assommare le cariche di sindaco e di presidente della Camera di Commercio, successivamente presidente della Regione. L'onorevole Gaspare Russo fu massacrato durante il periodo del suo... E quella credo sia stata l'unica stagione veramente di libertà del giornalismo salernitano. Credo che lei si ricordi i titoli... Sopravvissuto. ci mancherebbe. L'onorevole Gaspare Russo credo si ricordi i titoli di Dossier Sud, credo si ricordi le campagne di Dossier Sud. E quindi voglio dire, insomma, stiamo parlando di, a parte questa parentesi, che è una parentesi storicamente determinata, stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, giusto? Oh, in prima fila vicino al Russo c'è lo storico ufficiale della Democrazia Cristiana Salernitana, Vittorio Salerno. Se dico qualcosa di sbagliato dal punto di vista della ricostruzione storica, è autorizzato a correggermi. A parte quella breve parentesi, la sua passione l'ha fatta sempre da padrona nel rapporto tra l'informazione e il potere. Io ho visto di tutto in questi anni, guardate. Ho visto la pigrizia è il nemico mortale dei giornalisti, e dovrebbe essere il nemico numero uno, la pigrizia.
un giornalista pigro è un pessimo giornalista, ma non lo definirei nemmeno giornalista, è un'altra cosa. Ho visto il rampantismo e quindi l'utilizzo della professione per la creazione di sistemi di relazioni, di rapporti. Ho visto soprattutto un'informazione che ha perso totalmente coscienza di sé e del proprio ruolo. A Salerno c'è un'informazione che non ha assolutamente coscienza di sé e del proprio ruolo. Stamattina mi sono molto arrabbiato, lo dico anche a Luciana e agli altri co-organizzatori di questa manifestazione, nel constatare che a parte un trafiletto su uno dei quotidiani salernitani, di questa manifestazione non ha parlato nessun giornale, e questo è dà il senso del profondo degrado dell'informazione. È naturalmente un'informazione che perde coscienza di sé, che perde coscienza del proprio ruolo, insomma. Che fine fa? Diventa, e a Salerno questo è successo, elemento costitutivo del sistema di potere che dovrebbe controllare. Insomma, è normale, è un processo quasi conseguenziale. Ora, questo avviene, l'informazione, elemento costitutivo dei sistemi di potere, avviene nei sistemi di potere totale autoritari, quelli del Novecento, ma anche quelli del terzo millennio, voglio dire. E però nei sistemi di potere autoritari del Novecento e del terzo millennio c'è un intervento del potere sull'informazione, di compressione degli spazi di espressione dell'informazione, che a Salerno, diciamocelo francamente, non c'è stato. Ma veramente credete che De Luca sia venuto a casa nostra, a casa mia, di Marta Raddei, di Luciana Libero, a minacciarci o sia andato a casa dei capi dei giornali salernitani? Non ce n'è stato bisogno. Non ce n'è stato bisogno. E quindi sotto questo aspetto, voglio dire, ha ragione la signora, Salerno corre il rischio nei prossimi anni di essere un caso di studio nazionale. Io l'ho detto, Salerno andrebbe studiata nelle, io Marco sta al suo rosso, io sto a Fisciano, andrebbe studiata non nelle scuole di giornalismo, andrebbe studiata nelle facoltà di sociologia delle università italiane. Ma in quale, io, insomma, perdonatemi, mi sono preso una, l'altro giorno mi è stata riferita una cosa, l'altro giorno, insomma qualche settimana fa, mi è stata riferita una cosa che mi ha fatto letteralmente uscire dai gangheri. Nel corso di un corso di formazione professionale per la nostra categoria, è intervenuto, che si è tenuto alla stazione marittima, quindi proprio nel luogo del delitto, diciamo così, è intervenuto, credo, l'amministratore della società che in questo momento gestisce quella struttura, il quale ha detto abbastanza chiaramente: guardate che questa struttura obsoleta non entrerà mai in funzione come stazione marittima, perché è obsoleta ancora prima di entrare in funzione, perché dal momento che le grandi compagnie di navigazione costruiscono navi da crociera sempre più grandi, avete voglia di scavare a sud, insomma, di dragare, non arriveranno mai le navi da crociera a Salerno. Io non ho trovato un rigo su un giornale, un rigo su questa cosa. Ma pensate che se questa cosa fosse avvenuta, non è così. Ne ha parlato lui. Ma lei è un opinionista, però non è un giornalista. Ma pensate se questa cosa fosse avvenuta ad Ancona o a Pescara, in un qualsiasi altro posto d'Italia che ha l'affaccio sul mare, o a Livorno, a Civitavecchia, a Taranto, i giornali avrebbero scatenato l'inferno.
a Salerno non c'è stato un rigo. Io dico sempre, a proposito della stazione marittima, che noi campani, non solo salernitani, dovremmo andare a deporre un fiore sulla tomba di Zara, chiedendole scusa per gli scempi che abbiamo fatto delle sue opere, visto che due opere ha progettato in Campania sono due cattedrali di Desanto, la TAP di Afragola, dove se ci capitate è un posto veramente che da sembra una periferia dei film di Wim Wenders, insomma è una cosa agghiacciante, e la stazione marittima di Salerno. I 2,5 milioni di visitatori, signori, non è che l'hanno scritto solo i giornali, i 2,5 milioni di visitatori, è una palla che sono riusciti a far passare sulla RAI, è una palla che sono io ridevo fino alle lacrime, è una palla che sono riusciti a far passare, e visto che siamo in tema di episodi, io sono stato addirittura minacciato via Facebook da un collega, mi dà anche, ho qualche difficoltà a definirlo tale, perché avevo fatto un post, ovviamente visto il mio temperamento, tu mi conosci, alle minacce ho risposto con una tripla minaccia. L'ultima cosa, e mi rivolgo a Marco De Marco, collega che stimo, che rispetto moltissimo, ha avuto una storia che in qualche modo è stata anche la mia storia per un pezzo. Non ci siamo incrociati per ragioni generazionali, per ragioni anagrafiche, e la storia ha avuto la storia dell'unità. È stato un tragico errore, Marco, utilizzare per tutti quegli anni in cui sei stato direttore, te lo dico e lo dico senza, come so, con la mia consueta franchezza, è stato un tragico errore utilizzare De Luca in funzione anche Pasolini. Un tragico errore, non politico, perché noi non facciamo politica, chi se ne frega. Tu hai utilizzato, siccome abbiamo la stessa estrazione politico-culturale, hai utilizzato una tecnica che in quel partito là si usava per combattere gli avversari interni. È stato un tragico errore giornalistico, secondo me, che ti sei guardato bene, peraltro, dal commettere in quel bellissimo saggio che hai scritto sul pasolinismo, non mi ricordo in che anno e non mi ricordo nemmeno il titolo, se mi puoi aiutare, L'altra faccia della storia, giusto? Ti sei guardato bene lì dal commettere questo errore, per anni però lo hai fatto sul Corriere della Sera. Dico questo non perché voglia fare un rilievo ad un collega, ripeto, che stesso. No, che peraltro l'ha pure ammesso, quindi non voglio fare, perché mi sembra questa una vicenda esemplare di come ci sia stata una fortissima distonia percettiva fuori Salerno delle cose che succedevano a Salerno. Una fortissima distonia percettiva che ancora esiste e che va molto 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 al di là del fenomeno detto del deluchismo. Mi avete fatto parlare di una persona che io non nomino nemmeno più, io nei miei pezzi non lo nomino più, perché voglio dire, peraltro mi sono fatto, ho una mia teoria rispetto agli ultimi sviluppi della sua vicenda, non solo politica ma anche umana, voglio dire, e non la espongo per non prendermi querele, mi fermo qui. È una cosa che va molto oltre il deluchismo. È una cosa che, vorrei dire, risale ai precordi di questa città, una città che detesta con tutte le sue forze farsi delle domande. È di fronte ad una città che Salerno ha i giornalisti che si merita. Grazie. Del comune di Salerno, parlando delle solite luci d'artista, il comune dedica comunque un capitoletto sui viaggiatori, milioni di presenze, dice che tutte queste cifre testimoniano una crescita continua della città turistica, il dinamismo degli operatori di salernitani, quindi di concerto con le scelte dell'amministrazione comunale ha reso possibile l'affermazione di un vero sistema Salerno. Quindi questo non sono la mia è piaciuto anche a loro, diciamo.
non abbiamo registrato i marchi, perché è inconsciamente entrato nella sì, l'hanno entrato ufficialmente negli atti del secondo me. Era modello Salerno. Di modello, no, fino all'anno scorso era modello Salerno. Diciamo noi, ha ragione Massimiliano, a noi non è venuto il potente di turno a dirci non scrivere, non ti faccio scrivere, è la città che c'è stata, fino a un certo momento, perché tra l'informazione e la politica e il palazzo ci sono i cittadini, come diceva Rita, e la soddisfazione è dovuta proprio dai cittadini. Noi vediamo e assistiamo ai consigli comunali, sono diciamo lo specchio della città, del consenso. E invito l'onorevole Russo a farsi un giro al consiglio comunale di Salerno. Io l'ho potuto vivere i suoi anni per motivi anagrafici, ma immagino che l'opposizione sia filo da torcere, non come gli ultimi consigli comunali, dove si registra invece una soddisfazione anche da parte dell'opposizione. Perché al di là dello scritto che abbiamo fatto, noi raccontiamo questa città quasi ogni giorno. Ed io anche, diciamo, sono un osservatore privilegiato, perché provengo da un altro paesino, che è Vieti sul Mare, quindi poco distante da qui, dove però molte volte mi accorgo che delle differenze sostanziali che ci sono a pochi metri di distanza. Io ho avuto l'esperienza anche di aprire rivolta al comune di Pietri e durante la comunicazione, e quindi sono stato partecipe e assistito anche a dei problemi, a ciò che la cittadinanza chiedeva, quando e come era facile per me semmai fare il giornalista a Pietri rispetto a Salerno, perché a Pietri non è consentito togliere l'acqua neppure per 3 ore. Qui a Salerno i cittadini, non l'amministrazione, i cittadini hanno consentito di, e Marta nel testimone perché vive diciamo a Berlino Est, di non avere l'acqua dalle 10 di sera fino alle 6 di mattina. Noi per 3 mesi in piena estate, noi frequentiamo il comune ogni mattina, non abbiamo visto un cittadino chiedere spiegazioni di ciò. Come non è consentito che nella città famosa europea la domenica non c'è le feste comandate, i cittadini delle frazioni non possono recarsi al centro perché mezzi pubblici non funzionano. Ricordo che a Pietri ci fu sempre per la crisi del CSTP, allora CSTP, oggi Plus Italia, c'erano difficoltà a collegare le frazioni da Ito, Albori, con Marina e con Fisci. Il comune fu costretto a mettere delle navette private per consentire i trasporti pubblici dalle frazioni a Pietri Capoluogo. Ma questo era dovuto perché ogni mattina al comune, io mi ricordo, c'erano 20-30 persone che venivano a rompere le scatole al sindaco. Quindi il sindaco, dopo tre proteste minime, ma non è che stiamo parlando, allora si fu costretto a correre i bar. A Salerno no. Non siamo lamentosi. Non siamo lamentosi, tranne io e Gabriele che ci lamentiamo sul traffico di viadotto e di via Sabatini, e anche per questo Gabriele ha diciamo gran parte delle antipatie di Vincenzo De Vito. Ma non riceve risposta, del vostro assicuro. Sì, si lamenta, ma è una minima parte. E io faccio. Personalmente l'ho fatto, ma non ricevo. Non c'è proprio la massa. Noi avevamo studiato anche una linea quando abbiamo scelto di raccogliere il sistema Salerno, diciamo quello che avevamo scritto su cronache, raccoglierlo in un ebook. Noi l'abbiamo realizzato a settembre della prova, 2016. Però noi ci accorgevamo che quando abbiamo pubblicato delle inchieste, Mimmo nel testimone perché ci segue e ci supporta e ci sopporta spesso, e la mattina successiva diciamo eravamo messi un po' come pazzi, ci attendavamo che Vincenzo De Luca firmasse il TSO per
sopportato, diciamo, dal popolo, non dalla condizione sua, ma dalle persone. Se vediamo il controgruppo delle chiacchierelle, le ciaccarelle, noi possiamo vedere quante esistono ancora e quante, diciamo, quante maledizioni e quante come dura la critica nei confronti del settore di loro, ma anche di Italia Nostra, proprio lo stesso, le leggo spesso. E nel caso anche non solo di Piazza della Libertà, Brescia, diciamo, questi fenomeni, queste opere, questi interventi che riguardano direttamente il comune, ma una sorta di isolamento ne abbiamo vissuto anche su altre inchieste, quando abbiamo detto che Lidia Standard si ammalavano per amianto, la Marzotto, anche diciamo tutto l'indotto che gira intorno al sistema. E con Matt avevamo studiato una strategia. Attendiamo i risultati del 4 dicembre. Se la città dovesse nuovamente schiacciarsi verso Vincenzo De Luca, sì, che si attendeva un nuovo plebiscito al 70-80%, noi prendiamo questo ebook e lo distruggiamo e lo buttiamo. Che disperazione. Sì, non avrebbe avuto nessun senso, se non quello di ricoverarci in una clinica dove pochi giorni prima De Luca aveva chiesto, io ricordo le testimoni perché ha pubblicato gli audio, aveva chiesto supporto alle cliniche private di sposare la causa del sì, la referenza. Ed invece abbiamo iniziato a presentare proprio il nostro lavoro dopo i risultati del 4 dicembre, che hanno sostanzialmente in parte fatto cambiare il vento in questa città, in parte perché abbiamo pensato che si trattasse di un voto libero rispetto, diciamo, a quello delle preferenze, a quello che riguardano le amministrative. Voto libero come sostanzialmente è stato quello delle ultime elezioni, analizzando, anche perché anche su questo aspetto io ho fatto un'analisi, diciamo, personale per quel che vale. Ho pensato inizialmente, non fidandomi, lo dico, dei salernitani, quello del 4 maggio rappresentasse... I salernitani non ce ne stanno più, stanno tutti a Battipaglia e a Berlinzi, qui sono tutti stranieri a Salerno. Tutti stranieri. Non ci stanno a Salernitani. Vendiamoli a casa loro. che fosse, diciamo, la rappresentazione di un voto nazionale. Mi sono accorto invece che era un voto contro il sistema, quando nei giorni successivi montava un po' la critica verso l'elezione o la mancata elezione in giallo del figlio a casetta. Quindi da là ho appreso la consapevolezza che forse qualcosa piano piano sta cambiando. E sono convinto, al di là di tutta l'autonomia che do a me stesso e ai colleghi della stampa e delle televisioni, che se l'opinione pubblica inizia a cambiare verso, anche la stampa può cambiare verso. E se anche qui c'è un elemento in più che voglio, è l'ultimo, e se anche la magistratura inizia a cambiare un po' verso, probabilmente cambia verso l'opinione pubblica e cambia verso anche la stampa. Perché l'ultimo esempio, Palamiluci d'Artista, affidamento da 2 milioni e 8 alla Iden. Ebbene, e non è successo niente, almeno fino ad ora, anche se alla Corte di Conti avrebbe acquisito degli altri. Per gli stessi motivi, quindi affidamento diretto da 46.000 euro, il sindaco di Sica di Ponte Cagliano è finito sotto inchiesta. Guarda, 4 milioni di euro. Bene, grazie a Andrea Pellegrino. La parola la passa a Vincenzo Iurillo, firma del Fatto Quotidiano. Tra l'altro io
esprimere un particolare apprezzamento a Iurillo, che da qualche tempo è stato assunto al Fatto Quotidiano. Ce l'ha fatta, quindi una bella dimostrazione che alla fine il lavoro faccia. Io ho assunto a 43 anni grazie a Marco De Lacco. Che ci fa capire in che paese viviamo. Innanzitutto grazie degli invito. Che io ho accettato volentieri quando ho saputo che si veniva a dibattere di formazione politica a Salerno, e in questo mi inserisco dietro alle parole che ha detto il direttore De Marco prima, perché effettivamente è a Salerno che si fa una battaglia particolare. Dissento leggermente da quello che ha detto l'amico e collega Massimiliano Amato, che dice che Salerno diventerà un caso di scuola. Salerno è già un caso di scuola. Salerno non è un caso di scuola da oggi, Salerno è un caso di scuola da diversi anni. In un dibattito sui rapporti tra informazione e politica, diciamo, uno che si vuole proporre con spirito costruttivo, come vorrei proporre io, dovrebbe venire a portare un piccolo appello ad una normalizzazione dei rapporti fra il potere politico e l'informazione. Poi però ci si rende conto che probabilmente a Salerno la situazione si è incancrenita a tal punto che questa operazione di questo appello è impossibile, ormai cadrebbe nel vuoto, non sapremmo nemmeno da dove cominciare. Se persino una trasmissione innocua sostanzialmente, come quella uscita qualche settimana fa su Rai 3, che raccontava Salerno dicendo sostanzialmente nulla di nuovo, diciamocelo con grande franchezza, cioè, erano cose note, stranote, raccontate con un linguaggio intelligente, senz'altro acuto, con grande proprietà del linguaggio televisivo, sicuramente ben tagliato, ben montato, ben confezionato. Insomma, stiamo veramente parlando di notizie già uscite, strauscite anche sui giornali salernitani, tanto severamente criticati oggi. La reazione di De Luca è, come al solito, una reazione scomposta, dileggiosa. La signora Concita De Gregore da un nome improbabile. Ma che bisogno c'è di scendere su questi livelli? L'immediato annuncio di mandato ai miei avvocati affinché procedano a querela nei confronti di tutti i protagonisti della trasmissione. Su questo mi permetto di nutrire qualche dubbio, perché io, che sono uno che su De Luca ne viene a cantare qualcuno in questi anni, querele non ne sono mai arrivato. Però qualche collega invece le ha avute, ma diciamo non è questo il punto. Diciamo che se un politico si ritiene diffamato, il giornalista non ha scritto una cosa corretta, una notizia vera, è anche giusto che possa partire un'azione legale, ma ripeto, non è questo il punto. Il punto è che ormai non si risponde più nel merito. Il punto è che ormai siamo arrivati a un livello tale che chiunque non racconta la Salerno da bere viene immediatamente dileggiato sul piano personale, fino a imbarbarire il discorso. Il mio direttore dell'edizione cartacea, Marco Travaglio, è la persona alla quale fu augurata, insomma, di essere, fu lui. Allora, non so se voi lo sapete, ma la definizione personaggetti, sulla quale Crozza ha costruito la fortuna della parodia di De Luca, è una definizione che De Luca diede di Travaglio in una puntata di uno dei monologhi di De Luca di Radio TV del 2010. Per la precisione, fu data a Marco Travaglio e Michele Santoro come reazione ad una puntata di Anno Zero, all'epoca dedicata a Salerno, che diceva più o meno le stesse cose che diceva Concita De Gregore qualche giorno fa su Rai 3. L'edizione internet del Fatto Quotidiano, che noi affidiamo ad un altro direttore, uno dei pochi casi in cui una testata cartacea affida il proprio sito alla direzione, un altro giornalista che fa altre inchieste, fa altri approfondimenti, insomma, è come se fosse un'altra testata, è un'altra testata, è un altro giornale, è il famoso consumatore abusivo di ossigeno, di cui un giorno parlò De Luca, parlando anche di un nome tedesco,
forse riferendosi al fatto che Peter non gli suonava come nome italiano, forse riferendosi al fatto che Gomez in quel periodo giocava nella Fiorentina ed era per l'appunto il centravanti tedesco della squadra della Fiorentina. E allora mi chiedo, siccome non è possibile arrivare a questo punto dalla sera alla mattina, mi sono chiesto, ma com'è stato possibile arrivare a questo? Cioè, la palla di neve che è diventata la valanga, non mi riesco a dare altra spiegazione. Credo che negli ultimi 25 anni il fatto che De Luca abbia amministrato senza opposizione, né interna né esterna, governando per interposta persona, piazzando dei cartoni, come dice Isaia Sales, anche negli anni in cui la legge gli imponeva di stare fermo un turno, è capitato dal 2001 al 2006, sta capitando adesso. Il fatto che probabilmente, come è stato detto più volte in questa sede, la stampa locale non sia riuscita a fargli le pulci, ha creato la situazione che adesso io vi vorrei raccontare in un articolo che forse qualcuno ha letto, forse qualcuno no. Noi siamo comunque un giornale che ha la presunzione di essere diffuso su tutto il territorio nazionale, però non ha mai nulla del Corriere della Sera, di De Marco, non li avrà mai, e quindi probabilmente a qualcuno è sfuggito. 20 febbraio 2016, così De Luca dirige la sua, tra virgolette, Lira TV. È un atto giudiziario che io trovai di notte leggendo le 10.000 pagine degli atti dell'inchiesta su Piazza della Libertà. Erano decine di faldoni in PDF, non avevo idea di quello. Persi la vista, cioè, i giorni era sul computer tutte le notti a cercare che cosa, perché è l'inchiesta giudiziaria che meglio di ogni altra racconta il sistema Salerno, non quello della delibera di Andrea, ma quello dell'accezione negativa che raccontiamo noi. Ed esce fuori questa piccola chicca di 3 pagine all'interno di un informativo di una guardia di finanza che ci racconta i rapporti tra le loro informazioni. Intercettazione del 29 marzo 2013. De Luca è sotto intercettazione perché è stato iscritto nel registro degli indagati con un'accusa di corruzione, accusa che consente l'intercettazione. Va poi detto che questa accusa cadrà nel corso dell'indagine, perché De Luca è sotto processo per reati meno gravi. De Luca al telefono con un operatore di Lira TV di Salerno. Ho visto la trasmissione stamattina, sono stati tagliati 2 minuti. Azza, non abbiamo solo il sindaco capomastro, abbiamo pure il sindaco capodelegato. De Luca è furioso, sapete perché? Perché quei 2 minuti sono i 2 minuti che lui aveva dedicato all'attacco alla procura di Salerno, alla guardia di finanza di Salerno, che una settimana prima si erano permessi di andare ad acquisire le fotocopie degli atti dell'appalto di Piazza della Libertà. Come si erano? Ed erano, come dire, le prime avvisaglie della tempesta che poi sarebbe scoppiata 3 anni dopo, con l'avviso di concluso indagine, con la notifica delle accuse, con l'uscita di tutte le intercettazioni che hanno raccontato per filo e per segno come Salerno e anche la periferia salernitana, insomma, intendendo per periferia paesi che gravitano politicamente, amministrativamente intorno a Salerno, hanno amministrato il potere in questi anni. Mi riferisco in particolare alla curiosa coincidenza che l'appaltatore di Piazza della Libertà fosse anche un consigliere comunale del PD di Nocera che finanziava il partito del sindaco, ma sono coincidenze. Esatto. De Luca, vedi un po' che cazzo hanno combinato e poi fai sapere a Fabio, che è la mia, che è la sua segretaria, mi fai sapere se la mandano stasera integrale o che cazzo. La sera l'intervista a De Luca uscirà integrale, anche con i 2 minuti tagliati dalla versione. Come è stato possibile questo? Allora io mi chiedo una cosa. Questi sono i famosi monologhi che escono su Lira TV ogni venerdì, credo da una decina d'anni. Mi chiedo, e mi riallaccio al fatto che noi dovremmo essere curiosi, dovrebbe essere una delle funzioni della nostra professione, è una curiosità. Le interviste, le auto-interviste di Vincenzo De Luca sono informazione? Perché se sono informazione non dovrebbe essere consentito un intervento ex post su un servizio montato, anche se
sappiamo benissimo che i giornalisti sono, per usare un eufemismo, abbastanza condiscendenti durante le interviste. Però tutto quello che viene fatto ex post è giornalismo. Potremmo anche avere il dubbio che la giornalista abbia fatto una valutazione dicendo quel passaggio non è il caso che vada in onda perché potrebbe essere potenzialmente diffamatorio, ed esistono delle sentenze ormai passate in Cassazione che attribuiscono al giornalista la corresponsabilità delle dichiarazioni diffamatorie pronunciate dall'intervistato. Ma Marco, che è un docente della Sorbonica, ha fatto giurisprudenza all'intervista del 1996 di Antonio Padellaro a Giuliano Ferrara sull'Espresso, vabbè, ma non sto a tediare. È un intervento giornalistico, un taglio, puoi essere d'accordo, puoi essere d'accordo. Per un intervento giornalistico spetta al giornalista valutare che cosa deve andare in onda e che cosa no. Non spetta all'intervistato, eppure invece qualche cosa succede. Succede che l'intervistato si fa cambiare l'intervista. Allora informazione, mi viene un dubbio, forse non è informazione. Allora comunicazione istituzionale. Mi chiedo, all'epoca era sindaco di Salerno, oggi è il governatore della Campania, prima la trasmissione si chiamava Salerno Città Europea, oggi si chiama Campania Regione Europea, non siamo in Europa, ne siamo fieri. Se fosse comunicazione istituzionale dovrebbe esserci una striscetta che ci avverte sullo schermo. Questa striscetta dovrebbe anche essere il frutto di una procedura trasparente, perché non è che io sindaco decido autonomamente dove devo andare a fare la comunicazione istituzionale. Faccio un bando, raccolgo offerte, faccio una gara, pubblico degli atti e poi decido che quella televisione mi ha fatto l'offerta migliore rispetto a un'altra. Mi rimane la curiosità di sapere che cosa sia, perché per me non è né informazione, perché francamente la differenza tra il giornalista che gli pone il microfono e quest'asta è zero. Non è certamente comunicazione istituzionale, perché non credo, ma Andrea me lo può confermare, no? Ci sono degli atti deliberativi del Comune di Salerno, stabiliscono dei rapporti tra il Comune di Salerno o la... Non ce ne sono. Quindi siamo nell'ambito di un rapporto tra privati che non capiamo come funziona, ma che fa sì che la principale televisione locale salernitana di fatto sia diventata la comoda tribuna dalla quale De Luca ha costruito il personaggio che ha fatto le sue fortune. Perché se non fosse esistito il monologo all'Ira TV, oggi probabilmente De Luca non sarebbe governatore della regione Campania, non sarebbe in grado di piazzare il figlio in un collegio sicuro a Casetta all'interno del PD, quando quel giorno mollò un importante appuntamento istituzionale da governatore della Campania per correre a Roma, a Nazareno, dove stavano facendo di notte le liste, perché non sia mai gli avessero tolto il seggio sicuro al padre che aveva affiutato che a Salerno non funzionava e nella notte lo spostarono da Salerno a Casetta, non so se vi siete ricordati. Dicevo, senza questo monologo io ho dei forti dubbi che De Luca avrebbe fatto la carriera che ha fatto. Io veramente ho dei forti dubbi e mi chiedo quali sono i rapporti tra l'Ira TV e De Luca. Qualcuno dell'informazione locale è in grado di ricostruirmeli? Qualcuno è in grado di fare, premetto che adesso prendo impegno che ci proverò io, perché potrebbe essere un lavoro interessante. Però voglio dire, chi sta sul territorio da molto più tempo di me, che vivo e lavoro a Napoli e in provincia, insomma, certamente potrebbe essere più facile, ma soprattutto mi chiedo dov'era la stampa quando il Fatto Quotidiano non era ancora nato, quindi siamo nati nel 2009, De Luca come fenomeno nasce, come sindaco di Salerno, nasce nel 1993, e ripeto, quello che è diventato oggi non è frutto di un avvenimento della notte, ma è il frutto di 25 anni di lenta e costante deriva e assuefazione, parola che mi è piaciuta molto dell'intervento di Massimiliano. Dove era l'informazione? Adesso torniamo al racconto che ci ha fatto De Marco prima, che io non mi sento di criticare, perché quando è stato criticato dicendo che avevo utilizzato De Luca e Chiara Antipassoliniana, vabbè, però attenzione, c'era un giornalista a Napoli che da solo, perché era solo, ma faceva le pulce al bassolinismo
dando voce a chi, legittimamente o meno, riteneva di poter rappresentare un'alternativa al bassolinismo. Tra queste voci c'era anche De Luca, che era sicuramente una delle voci più importanti, sindaco della seconda città della Campania, dirigente in vista dei PC, PDS, DS, Partito Democratico. Persona intelligente, inutile che ci giriamo intorno, persona che quando viene intervistato dice sempre qualcosa di interessante, ti dà sempre un bel titolo, questo non c'è dubbio. Io mi ricordo bellissime interviste di Simona Brandolini, una delle quali mi pare era sui disoccupati organizzati napoletani, che venivano trattati malissimo da De Luca nell'intervista. E come posso informarsi? Esatto, bravo. Che ora vuole... Il problema è che mentre De Marco faceva le pulci a Bassolino, e voglio dire, a un certo punto il potere di Bassolino si è attorcigliato su se stesso, anche perché c'era chi come De Marco raccontava che Bassolino aveva occupato militarmente il potere nelle società partecipate, mischiando la politica di partito con la politica dell'occupazione delle poltrone, facendo coincidere la segreteria dei DS e del PD con gli staff delle istituzioni e le presidenze delle società pubbliche dalle quali si costruiva il consenso. È capitato che effettivamente a De Luca sia stato consentito di dire che Bassolino sbagliava su questo. Ma dov'erano i De Marco a Salerno che avrebbero dovuto raccontare che qui accadeva esattamente lo stesso? Cioè, dov'erano? C'era Isaia Sales, lo diceva, ogni tanto veniva ospitato da lui, insomma, io veniva guardato come un appestato. Qui questo non è stato raccontato, perché si è preferito consegnargli un microfono e fargli raccontare quello che voleva, senza alcun tipo di controllo. Nemmeno sulla proprietà del linguaggio, perché poi c'è modo e modo, voglio dire, insomma, se uno, cioè, voglio dire, le offese, l'imbarbarimento linguistico di De Luca, un altro caso di scuola, perché a parte forse l'esempio di Cito Attanto, non si è mai arrivati a consentire un tale linguaggio su una TV, sia pure locale, però attenzione, una TV importante che occupa la posizione 15 del decoder del digitale terrestre, quindi una delle migliori di tutta la Campania, ottenuta grazie al fatto che nelle graduatorie Corecom del 2011, quelle che assegnarono le principali posizioni sul decoder del digitale terrestre, l'Ira TV fu una televisione che uscì con una graduatoria migliore, questo va dato atto nel rapporto finanziario, nel numero di assunzioni, è un po' complicato spiegarlo, però insomma, siccome le TV private, le private campane godono di finanziamenti pubblici attraverso una graduatoria che viene stabilita dal Corecom attraverso alcuni fattori, quell'anno che coincise con l'assegnazione delle frequenze digitali terrestre, l'Ira TV andò molto bene, da quel momento è anche molto facile trovarla sul decoder, insomma, al numero 15, insomma, quindi ormai De Luca venerdì lo trovo subito, insomma, grazie. Ecco, direi di avviarsi, sì. Perché abbiamo ancora due interventi e poi l'eventuale dibattito. No, ma io concludo senza problemi, dicendo appunto che è questa la responsabilità che l'informazione sovranità si porta sul gruppone, quella di avere contribuito alla creazione di un mostro. Di spettacolo, insomma, ha capito un po' quali sono i meccanismi per scatenare l'applauso, per avere il consenso del pubblico, della gente. Allora è arrivato un punto che sta alzando sempre di più l'asticella per finire nel programma di Crozza. Quindi c'è una competizione continua tra il vero e il finto De Luca, a chi insomma, si fa notare di più. Quindi alla fine anche quello che tu definisci imbarbarimento linguistico è dovuto forse a questa esigenza di visibilità su una rete nazionale come quella di... Sì. C'è spazio per una breve dichiarazione? Perché... Vogliamo finire prima il ciclo degli interventi, siamo velocissimi. Scuso, ma io per ragioni di salute non farò come la cosa. E allora, Presidente, prego. Prego. No, state al vostro posto, prego. Dai, un altro. Ok. Buona
inattraversabile, cioè una trentina d'anni. Sulla scena e potrei dire che la stampa, che è il quarto capitolo, cosa che non dobbiamo dimenticare né voi giornalisti e neanche noi cittadini o politici o ex politici, è stata sempre assolutamente libera. E penso che molti dei giornalisti che sono ancora presenti sulla scena lo possono testimoniare. Perché non lo è durante il periodo del Muro? E perché la mia impressione è che voi stasera involontariamente state mantenendo in piedi un gigante dai piedi di argilla. Il mondo è cambiato di più, sta cambiando di più. I risultati elettorali, e non bisogna mai una maledetta, perché sennò gli fanno paura. I risultati elettorali recenti hanno dimostrato inequivocabilmente che il sistema che voi chiamate Salerno, ma non è che voi lo chiamate, credete, scusatemi la franchezza, ma l'avete creato voi. L'avete creato voi perché praticamente se mi avete seguito le sue elucubrazioni. Dove sta questo sistema? Io al posto vostro mi sarei fatto praticamente una domanda: come è stato possibile il regime di De Luca, al di là delle sue qualità e dei suoi difetti, che, oltre a chi è Salerno, ha tentato di esportare altrove, oggi anche al regime? Cioè, la domanda a quale avrete la risposta? È colpa dei disertori. Chi sono questi disertori? A ogni scadenza elettorale, e ce ne sono state nei 25 anni, 30 anni, perlomeno 5, i competitori di De Luca, avendo perso rappresentativi dei partiti allora esistenti, anche della società statunitaria, quando hanno perso le elezioni sono scomparsi tutti quanti, e abbiamo addirittura ci siamo trovati di fronte a un fenomeno che qualcuno di loro è passato addirittura con lui. Sto parlando dei candidati che si sono presentati a diverse elezioni come alternativa a De Luca, sostenuti dai relativi partiti, liste civiche, eccetera, eccetera. Beh, una volta finite le elezioni e avendo perso le elezioni, quale sarebbe stato il loro ruolo? Continuare la battaglia all'interno della politica del Consiglio Comunale. Non mi risulta che l'abbiano fatto. Sono tutti disertori. Questa è stata la vera essenza e il vero piedistallo della forza di De Luca. Ma adesso direi che bisogna stare anche attenti a non andare a malpeggiare. Le cose stanno cambiando, piace o non piace. Non lo so, io adesso dirò una cosa che forse
piacerà a qualcuno di voi. Io spero che lui, come presidente della regione, è finita con questa brutta dizione del governatore, perché anche questa dizione l'avete inventata voi. Tutti quasi. Non mi tiro fuori perché è una cosa che non mi è mai piaciuta e poi non esisterà. Ormai è il principio della fine di un sistema. Non è mai esistito un Gerusalemme. E non potete dire che, insomma, che non c'è stata libertà. Nel passato la libertà è stata assoluta. I rapporti tra gli amministratori, i politici, e ce ne sono anche alcuni, insomma, con un certo livello, non ci mettono chi tra questi, hanno sempre avuto il massimo rispetto e dire anche la massima partecipazione e soprattutto anche condivisione di libertà e di rapporti con la stampa, perché erano consapevoli della funzione della stampa e la rispettavano come il quarto potere. Se poi la stampa abdica, allora non c'è niente da fare. Abdica la politica, abdicano i politici, abdica anche la stampa, non c'è da mai pigliarsi, perché il risultato è questo. Vorrei fare un'ultima osservazione, avrei molte cose da dire, ma mi limito a fare un orario un po' tardi. Abbiamo ancora due interventi in programma. Io vi ringrazio innanzitutto per avermi dato. Io posso lanciare un'idea. Finisca e poi. Sì. Questa manifestazione di questa sera è senza dubbio una forte manifestazione. Direi che rappresenta i rapporti tra politica e stampa una svolta epocale. E bisogna ringraziare a tutti quanti voi che l'avete organizzata e anche a tutti quanti noi, insomma, che in misura minore ci partecipiamo. Bella fine. Io direi che dobbiamo soltanto stare attenti a non fargli un ulteriore errore, cioè a malmaneggiare. Io mi auguro, come cittadino campano, che lui, come presidente della regione, riesca a concludere e a fare qualche cosa. Ma me lo auguro, personalmente sono convinto che, in base a quello della mia conoscenza e mia esperienza passata, che non riuscirà a fare assolutamente niente. Ma questo è un disastro per noi. E allora c'è bisogno insomma, di che la stampa, il quarto potere. Non è inutile che pensiamo ai cittadini. I cittadini a Salerno hanno sempre delegato in bianco ai voti. E noi hanno delegato alla De Luca, delegavano a lui prima, e quindi tu eri in buona sostanza padrone di fare insomma, quello che vuoi, però adesso non c'è da pensare insomma, a questo stato di cose insomma, possa cambiare. Può cambiare soltanto se i politici attuali, sui quali insomma molte riserve, compresi nuovi, e soprattutto le associazioni di categoria, e soprattutto voi, il quarto potere, date una svolta ai comportamenti, direi, non abituali, ma frequenti, di appiattimento, di assenza, di distrazione. Dovete utilizzare la forza e il potere, la vostra funzione più adatta e chiara. Grazie.
fare di organizzare, e mi rivolgo a Luciana Libera e a Mimmo Florio, una intervista pubblica a Gaspare Russo. Quando perché volete. Avrebbe tante cose ancora da dire, tante cose mai dette. Quando volete. E potrebbe essere un'idea. Allora, diciamo che gli effetti del sistema Salerno, io e Andrea li abbiamo vissuti sulla nostra pelle, e ha ragione Massimiliano, così come anche il Presidente, a dire che il sistema Salerno l'abbiamo creato noi. L'abbiamo creato noi perché nel momento in cui noi siamo usciti con il nostro ebook abbiamo fatto una serie di presentazioni, tra cui una molto grande e più che bipartisan, perché c'erano esponenti, c'era anche Vincenzo al Mediterranea, sì. Non c'era uno, e dico uno, collega, nessuno, televisioni, giornali, siti, non c'era neanche un collega. Cosa diversa è successa invece quando abbiamo fatto l'ultima prima di questa, sempre in questa sala, quando il vento ha iniziato a cambiare. Però quello che noi abbiamo passato con il sistema Salerno, eppure noi, io credo che noi non abbiamo fatto niente di eccezionale, perché noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro, abbiamo avuto delle intercettazioni, abbiamo avuto delle carte, le abbiamo studiate, le abbiamo pubblicate e poi le abbiamo raccolte. È semplicemente quello che deve fare un giornalista. Noi non abbiamo fatto nulla di straordinario secondo il nostro lavoro, eppure c'è stata una grossissima difficoltà a far passare qualsiasi tipo di messaggio sulla stampa. Quindi nel momento in cui tu provi a rappresentare una voce fuori dal coro, ma non perché denunci chissà che cosa, ma semplicemente il nostro non è mai stato un lavoro contro Deluca, perché noi abbiamo parlato di chiunque in quel libro, che fosse De Luca, che fosse il figlio, la Pantalone, gli Esposito, Bonavitacola, insomma c'erano un po' tutti quanti. Però la stampa salernitana è stata assolutamente assente. C'è questa sudditanza psicologica, perché è vero quello che diceva Massimiliano, da me, da Andrea, da lui, da te, non è mai venuto nessuno a dire: senti, tu questa cosa non la devi scrivere. A, perché con me ti tozzano sotto il mondo. B, perché non ce n'è proprio bisogno. A Salerno non c'è bisogno di andare a bussare e dire: sì, però questa cosa non la scrivere, perché già sai bene che il 90% di noi non la scrive. E soprattutto io ho partecipato a tante conferenze stampa nel corso di questi anni. Mi è sempre stato difficile fare domande, perché non c'è neanche la classica chiusura di conferenza stampa, ci sono domande, ormai si salta proprio a chi pare, si va direttamente all'intervista successiva con le televisioni. Però io non ho mai, e credo mai, riportato fedelmente tutto quello che avevo sentito, pedissequamente quello che avevo sentito in conferenza stampa. Mi sono andata a studiare: ok, tu dici che sono 2,5 milioni di turisti, io provo a farmi un paio di conti, ma non ci riesci neanche in 2 anni se a far venire 2,5 milioni di turisti ogni giorno. Quindi ci vuole anche, come dicevano giustamente prima, ci vuole anche della curiosità, ci vuole la voglia di fare questo lavoro. Molte volte, loro lo sanno, molti di voi lo sanno, io ho una passione per la Corea. Questa passione per la Corea, anche, adesso abbiamo anche fatto pace. Corea Unita, è un peccato. Non so se avete mai visto, se hanno mai mandato in un telegiornale italiano al nord, Kim Jong-un utilizza per i telegiornali, sempre la stessa giornalista. Non è una giornalista, è un'attrice. È un'attrice, quella signora ha fatto tanti anni di scuola di teatro, non è una giornalista, ed è messa lì a declamare le notizie, a declamare. A Salerno più o meno succede la stessa cosa, però la differenza è che lì il potere interviene,
lì è lui a dire tu devi dire questo, questo, quello e quell'altro. Qua non ci sta manco più bisogno di dire tu devi dire questo, questo, quello e quell'altro. Vanno spedite, basterebbe seguire dalla parte dei giornalisti il consiglio comunale per sentire quello che molti, non tutti, sia chiaro, non tutti, dei miei colleghi riescono a dire quando parla uno dell'opposizione, che per carità di fesserie pure da quell'altra parte ne escono parecchie, però non è possibile sentire un consiglio comunale con il chiacchiericcio, ma che stronzata sta dicendo, ma stai zitto, ma viva De Luca di qua, viva De Luca di là. Io ho preso parte all'inaugurazione del pianaro di Santa Teresa, non mi veniva il tempo. E io assistetti da parte di alcune colleghe a commenti entusiastici che, per carità, per quanto mi riguarda ci possono stare, tu puoi avere ammirazione, ma tu in questo momento stai facendo il tuo lavoro, tu non stai facendo la tifosa, tu devi riportare quello che accade, devi guardarlo con occhio critico, non con occhio da tifoso napoletano, juventino, milanista, quello che è, che sta allo stadio e sta facendo il tifo. Questo è. Grazie. Della sua esperienza giovane, ma comunque abbastanza navigata. Allora, Franco Piccinini è il direttore di Fanpage. Francesco Piccinini, vabbè, siamo là. Sì, perché c'è un Franco Piccinini, hai ragione, è direttore di Fanpage. Questa inchiesta sul ciclo di smaltimento dei rifiuti ha creato non poche polemiche, forse doveva essere qualcosa di diverso, forse si è perso un po' per strada, forse chissà, insomma, non so, insomma, c'è qualcosa che non ha convinto troppo. Ma tu oggi, col senno di poi, la rifaresti, Franco? Francesco? Certo. Poi c'è una cosa che però ci tengo a dire. Io ho fatto l'università a Salerno e la mia compagna è di Montevegnano, quindi nonostante sia napoletano sono abbastanza legato al territorio. Ma a me non me ne frega niente di Vincenzo De Luca, cioè me lo dico proprio dal cuore. Cioè, ogni tanto la gente pensa che io, che sapete, ho saputo che mi hanno detto recentemente che in campagna elettorale quelli che erano. Va bene, voi stavo per la regola maschile. Lui era ossessionato da lui. E io pensavo, vabbè, lui, veramente. Cioè, non è che a me non importa niente di Vincenzo De Luca, capiamoci, non importa niente di Antonio Bassolino, non importa niente di Luigi Magistris, non importa niente di Matteo Renzi, di Luigi Di Maio, di chi. Cioè, io faccio il mio mestiere. Ma a me, chi governa? È l'uomo che al momento sta governando. Questo è destra, sinistra. Una persona che conoscevo da prima, che non conoscevo, ragazzi, veramente non mi ha importato niente. Quindi la cosa che prima mi ha dato fastidio, diciamo l'unica oltre a essere indagato per corruzione che mi dà abbastanza fastidio, no, ma perché poi voglio vedere, cioè, nel senso, un reato da 6 a 12 anni non è male, no, è male. Ma a parte questo, mi ha dato proprio fastidio che persone che tra l'altro conosco bene, cioè, faccio un esempio, mai detto, però Mauro Galisi, che è stato persona dietro la mia tesi, ha fatto un articolo senza neanche chiamarmi. Invece, questo ci siamo sentiti fino all'altro ieri, fammi una telefonata. Prossimo oggi un altro correlatore. No, ma io, guarda, il punto è che io voglio bene, cioè, io voglio chiunque bene, perché per me è un altro punto di vista, ok, ma l'etichetta che ti viene messa addosso di essere per l'uno piuttosto che l'altro è proprio l'etichetta di chi non è libero. Cioè, per me è proprio un problema la gente che pensa che tu fai delle scelte, anzi tutti, ma vi dico tutti, anche dei giornalisti amici importanti che ci hanno sostenuto, una pace che c'è un grande amico e che non l'ha mai pensato, e pensa che ci sia stato un mandante. Dio mio, ma come fai a pensare che c'è un mandante? Cioè, che problemi hai nella vita per pensare che una persona svenda la sua libertà?
significa che lo fai pure tu, perché non è possibile che lo pensi. Ragazzi, non mi ripetono, ma per niente, ma per niente. Cioè, posso arrivare con 10 milioni di euro qua sulla la mia libertà vale molto di più. Perché è la libertà di chi non si... Io ho avuto distacco dai salotti, io sono un ragazzo di Sicondigliano che ha girato il mondo, quindi a me dei salotti non mi hanno mai portato niente. Conosco molti politici, quasi tutti oramai internazionali, ma per ruolo. E ho anche dei rapporti cordiali, ma non mi proprio frega niente. Perché il mio lavoro è raccontare con distacco le cose. E se inizio ad avere un rapporto di prossimità, è normale che non riuscirò ad avere distacco. Quindi questa inchiesta è nata dal fatto che a me, dietro là, ci poteva essere Vincenzo De Luca, ci poteva essere Luca Zara, ci poteva essere Maroni, la Raggi. Tra l'altro ho scritto sulla Raggi, quando poi intanto vi dico su Grillini, su quello che ha fatto l'inchiesta che ha ripreso le pubbliche della Raggi, ma va bene. Cioè, che ci ha fatto? Il giorno dopo le primarie, per farvi un esempio, mi chiama politico campano importante, quello che avevo conosciuto anni prima, ma avevamo avuto anche un rapporto cordiale, che mi fa una pensa. Mi racconto il fatto. Ah, perché sì, primarie a Napoli, noi riprendiamo il fatto che venivano dati gli euro in cambio, non in cambio del voto, ma siccome le persone per me che andavano a votare, quelle cosiddette truppe cambellate venivano, non, le persone ovviamente non avrebbero mai dato l'euro, quindi mi hanno dato la manetina in maniera prima che entrassero nel seggio. Io un politico campano incazzatissimo con me e io dicevo, ma scusa, ma qual è il tuo problema? Il fatto c'è o non c'è? Perché poi questo è il punto per me delle chiedere, cioè ci sta o non ci sta il fatto? Se c'è il fatto, che buono, ma lo dico in napoletano perché è veramente l'unica cosa che mi viene da dire, che buono. Poi vogliamo battere del merito delle cose, ok, però mi chiedo anche una cosa: siamo il paese che da 20 anni non riesce a mettere una tassa su Amazon, su Apple, quando qualcuno normerà in una maniera sensata e decente, anche attraverso un contratto nuovo, come si fa il giornalismo nel 21° secolo, ne discutiamo, perché è normale che ci stanno le praterie e ognuno lo fa secondo la propria etica. Ragazzi, ma è 20 anni che esiste Google, è nato nel 1998, sono 20 anni e in Italia non sono riusciti a tassarlo. Quindi ditemi quanti anni ci metteremo per fare una riforma sensata del giornalismo, ma non puoi parlare dei giornalisti che mi scoccio, perché è un'altra cosa di cui andiamo a parlare, i giornalisti devono parlare dei giornalisti. Mi interessa parlare delle responsabilità pubbliche di un politico. E questa è l'unica grande cesura alla quale io tengo. Cioè a me veramente mi interessa neanche la magistratura, a parte che Sandro Mendeleva, ma anche quello, ma a me non interessa che un politico vada in galera. Ragazzi, io non faccio questo mestiere per mandare in galera le persone, se faccio lo sbirro e faccio lo sbirro, va bene tutto. Io faccio il mestiere del giornalista, che è quello che si occupa di parlare delle responsabilità pubbliche e sociali delle persone, della classe dirigente, che non ha niente a che vedere con la responsabilità. Con le responsabilità penali. Faccio un esempio: Rimborsopoli è un caso che non c'è niente di penale, è una responsabilità sociale. Chi l'ha sollevato ha fatto il suo mestiere. Poi sta che sia un alieno chiunque altro, ha fatto il suo mestiere. Che c'entra il livello penale? Perché ogni volta c'è un paese dove ci deve essere il livello penale? Guardate, ho vissuto metà della mia vita all'estero, cioè Canada, Australia, Svizzera, Sudafrica, Francia, Stati Uniti. Dove in nessuno di questi paesi le persone si interessano se della responsabilità penale, cioè la responsabilità pubblica nelle cose, ed è quella che fanno i giornalisti. Poi se un giudice, un PM pensa che c'è una responsabilità penale, benissimo, è un altro processo, non è il mio, ma se no veramente facciamo un altro mestiere. Allora da questo nasce, cioè spopolizzate come nasce l'inchiesta, da questo nasce, ok, e non nasce neanche perché noi cercavamo qualcosa di specifico, non nasce da una serie di segnalazioni che avevamo. E Nunzio Perrella, che è il boss, che è come l'ex boss, che come tutti sapete oramai, Nunzio è stato semplicemente un grimaldello per entrare in sistemi che tutti sapevano che esistevano.
A meno che non mi dite che in questa stanza c'era una sola persona tra voi che pensava che dietro il sistema dello smaltimento dei rifiuti in Campania non ci fossero sistemi corrotti. Perché, come diceva Pasolini, siete ingenui, siete malinformati. Tutti lo sapete. Allora, ovvio che cos'è il giornalismo del XXI secolo? È farlo vedere. E quella roba là non la fai vedere se non c'entri dentro. Guardate, è questo altro esempio da chi, insomma, un po' di tempo all'estero ce l'ha passato nella sua vita. Tutti quanti, io stavo in America, nel periodo delle elezioni di Trump, ospite del governo americano per precedente amministrazione. Una cosa che gli americani non capivano, che io cercavo di spiegare, ho detto: guardate, voi state facendo ogni giorno degli articoli contro Trump, voi state rafforzando Trump, perché polarizzate lo scontro, ma non tenete una cosa sensata su di lui. Anche quel famoso sex tape che uscì sulla figlia è un abominio. E perché dico questo? Perché dico, è ovvio che laddove la narrazione, per usare un termine brutto, la narrazione è semplicemente una narrazione polarizzata, non si va da nessuna parte, non basta più qualcuno che racconta un fatto. O hai una pistola fumante, la fai vedere, o sta roba non serve più. Non è un caso che quello che ha funzionato, lato nostro parlo soprattutto, sia nei video delle primarie a Napoli, sia nei video del Provolo. Provolo 4 milioni, verso un prete che ha confessato che abusava dei bambini sordomuti. Non è un caso che abbia funzionato questo. Perché? Perché giustamente oramai lo devi far vedere, non basta più qualcuno che ti racconta qualcosa. In un'epoca di migliaia di narrazioni, le persone hanno bisogno di farsi la propria opinione. E qua finisco con una cosa, con due cose noiosissime, e sarò brevissimo. Sul decisionismo, che è sempre esistito in tutte le epoche, a meno che non pensiate che Cesare non fosse un decisionista, Augusto non fosse un decisionista, o Napoleone, no? E il decisionismo è figlio della contrazione del tempo. Cioè, semplicemente oggi, siccome c'è un tempo sempre più ristretto, i processi democratici, che prima erano dei processi dialogici, richiedono delle decisioni in tempo più rapido, e quindi si contrae il tempo del dialogo. Ovviamente gli strumenti che ancora vengono utilizzati sono strumenti vecchi, figli del XX secolo, e quindi è un problema, perché quello il problema è qui, perché qui apro un parentesi veloce, no, la confusione del contenuto con il contenitore, cioè il problema non è, e però è questo, secondo, e quindi la contrazione del tempo, che è in tutto, anche nel nostro mestiere, comunque richiede dei processi intermedi nuovi, che non possono essere quelli del XX secolo. Seconda cosa, mi sono veramente dimenticato, mi sono perso. Contrazione del tempo. Sì, è contratto il tempo, quindi quando noi andiamo, ed è cambiato proprio il rapporto, il secondo è il concetto di opinione pubblica. E proprio quando Habermas parlava, poi tra l'altro Moro, Lenzia Brunda, quindi quando Habermas parlava del concetto di opinione pubblica, veniva in un'epoca in cui l'opinione pubblica, e molte delle persone al tavolo, veniva in un'epoca in cui l'opinione pubblica è formata top-down. No? Ora ci siamo svegliati tutti, e ve lo dico che è una cosa che esiste da 10 anni, quindi non ieri, perché anzi, no, sono adesso a fanpage 5-6, da 6 anni, l'opinione pubblica è costruita top-down, bottom-up, cioè nel senso dal basso. Quello che ha fatto Cambridge Analytica, che oggi tutti hanno scoperto Cambridge Analytica, o le pagine di controinformazione, è una classica dinamica bottom up, cioè si costruisce da basso, poi compare il politico che risponde alla necessità creata. Ma questo non forma più un'opinione pubblica condivisa. Esistono opinioni pubbliche digitalizzate, più o meno grandi e liquide, per dirla alla mano, no? E che vuol dire? Che non è che quello che dice la televisione, quello che dice fanpage, piuttosto che quello che dice qualsiasi altro giornale, è la verità. In un'epoca in cui le fonti di informazione sono plurime, tu devi vincere la sfida di riuscire a farlo vedere. E da qui nasce quell'esigenza, dal fatto che noi l'abbiamo fatto vedere. Poi, e chiudo veramente, se pensate che le segnalazioni
quei video che avete visto nascono da una segnalazione, quindi uno solo che ti dice guarda, lì sta succedendo un fatto, iniziando un lavoro enorme di verifica e di qualcosa.